Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale. Oggi facciamo un video un po' più tranquillo, sedute, rilassate, a parlare del mese di dicembre, il mese che tanto tanto mi piace, semplicemente perché è il mese del Santo Natale. Io credo tantissimo in questa festività, mi piace davvero molto molto molto. Credo che ormai chi mi segue da tanto tempo lo sappia, insomma. Io già dal mese di novembre inizio con le bambine a preparare delle decorazioni. È volata una piuma. Inizio a preparare delle decorazioni o comunque a andare a comprare le varie cose o a prendere dal negozio le varie cose che ci serviranno poi per le decorazioni, in modo già da entrare nel famoso spirito natalizio e far rendere il tutto molto più speciale. Ecco perché oggi voglio parlare con voi di 10 cose da fare a dicembre. La prima cosa che secondo me bisogna fare per voler vivere, perché se uno lo vuole fare, se uno non gli interessa, non gliene frega niente, non è necessario, ma se uno ha intenzione di vivere il Natale in maniera gioiosa, felice e quantomeno serena, è quella proprio di predisporsi al Natale. Predisporsi mentalmente al Natale. Ecco perché io già dal mese di novembre, come vi dicevo prima, inizio con le bambine, con Gian Giacomo, insomma anche io stessa, inizio a comprare magari le stoffe per fare qualche lavoretto particolare, oppure inizio a segnarmi le cose che vorrei fare, le decorazioni che vorrei fare. Un'altra cosa che ci aiuta moltissimo a predisporci al Natale è intanto accendere delle candele natalizie, come quelle che vedete qua dietro, che sono sempre presenti, insomma cambiano durante le stagioni, ma le candele io le ho sempre, perché comunque mi richiamano alla mente odori, profumi, spezie, cose particolari di ogni periodo dell'anno. Quindi accendiamo le candele, iniziamo a mettere dei CD o comunque ascoltare musica natalizia, anche guardata su YouTube. Ci piace tantissimo vedere i film di Natale, noi ne abbiamo una collezione non indifferente, e quindi iniziamo uno o magari ogni giorno, uno ogni due giorni a vedere i film natalizi. Ci sono i classici, il mio preferito in assoluto è Miracolo sulla 34esima strada, e poi ce ne sono veramente tantissimi. E quindi facciamo queste cose proprio per predisporci e per far sembrare il Natale sì una meta lontana, ma anche qualcosa di molto vicino. La seconda cosa da fare quindi è proprio preparare le decorazioni in maniera effettiva, o comunque andare a comprare le decorazioni, in modo da avere tutto pronto per poi fare la terza cosa del mese di dicembre, assolutamente importantissima: fare l'albero, ragazzi, fare l'albero di Natale, fare il presepe. Chi lo vuole fare, naturalmente, chi si sente di farlo, chi ha la tradizione di farlo, e attaccare poi tutte le altre decorazioni, le luci, cine, insomma decorare la casa a festa proprio per entrare in quello che è lo spirito natalizio. La quarta cosa da fare per arrivare rilassati al nostro Natale è quello di prendere nota di tutti gli impegni e le cose da fare nel mese di dicembre. Ebbene sì, perché durante il mese di dicembre noi abbiamo sempre mille impegni, mille cose, perché si accalcano lì tutti gli eventi un po' particolari dell'inverno, vengono fatti proprio nel mese di dicembre, prima di arrivare al Natale. Quindi concerti, recite, magari le recite dei bambini, dei saggi musicali, piuttosto che delle manifestazioni particolari, come può essere, che ne so, la fabbrica del cioccolato, la fiera dell'artigianato, tutte quelle cose che possono essere, insomma, carine, simpatiche e anche alternative da vedere durante questo mese di dicembre. Si accalcano tutte lì, quindi se noi non prendiamo nota e non ci scriviamo su un'agendina come la mia tutte le cose che ci sono in ogni singolo giorno, rischiamo di impazzire, perché uno pensa che, ne so, che la recita del nipotino sia il giovedì e invece era il venerdì e ce la siamo persa, insomma, o viceversa. Quindi la prima cosa
Quindi la cosa che faccio io è prendere la mia agenda, segnare tutte le varie cose. Poi naturalmente a un evento si potrà andare, magari a un altro no, però intanto è bello avere chiaro e preciso davanti nell'agenda o nel calendario tutte le varie cose che ci sono da fare o che si potrebbero andare a vedere comunque. La quinta cosa da fare assolutamente nel mese di dicembre invece noi la facciamo proprio nei primi giorni quando montano le luminarie ed è il famosissimo tour delle lucine. Lo chiamiamo ormai così da un sacco di anni. Ve ne ho parlato anche più o meno di tutte queste cose in realtà, ve ne ho già parlato anche nel video dell'anno scorso, quello sulle nostre tradizioni del Natale, e ve lo lascio qua da qualche parte, qua o qua, non mi ricordo dov'è, comunque nella i col pallino. Quindi noi appena montano le luminarie nel nostro paese facciamo quello che chiamiamo il tour delle lucine, quindi giriamo semplicemente con la macchina all'interno del paese per andare a vedere le lucine. Questa cosa ci piace un sacco, è una cosa semplicissima, ci mettiamo su una canzoncina di Natale in macchina e andiamo semplicemente a passeggio a vedere le lucine. Lo so, sembrerà una cosa scema, eppure a noi piace tantissimo, ci dà quella sensazione proprio di Natale sta arrivando, che ci rende i cuori più leggeri. La sesta cosa da fare assolutamente nel mese di dicembre è andare a vedere i mercatini di Natale. Quasi in ogni paese ormai vengono organizzati i mercatini di Natale, e se non nel nostro paese magari in quello a fianco, e secondo me è un'occasione veramente simpatica per poter godere anche di qualcosa di diverso dalle vetrine e dalle cose che si possono vedere nei negozi, perché nei mercatini di solito espongono gli artigiani, comunque le persone che fanno le loro cose a mano. E magari sono cose anche molto originali, potrebbero essere l'ideale per un piccolo pensierino diverso dal solito, diverso da quelli commerciali, cioè detto da una commerciante è tutto dire, voglio dire. Però comunque a noi piace andare a vedere anche l'artigianato, perché potrebbe essere veramente un'occasione per passare una giornata, un pomeriggio diverso dal solito. La settima cosa che facciamo sempre nel periodo di dicembre, non vi dico l'inizio o la fine, però a dicembre viene fatta sempre tutti gli anni, è fare i biscotti di Natale. L'anno scorso ho fatto anche il video dei biscottini di pan di zenzero, che vi lascio qua sempre da qualche parte, ma se non sono i biscotti potrebbero essere dei pancake, potrebbe essere il plum cake, potrebbero essere delle torte, dei semplicissimi muffin, comunque fare in generale i dolcetti di Natale. L'ottava cosa da fare è comprare i regali di Natale e incartarli. Ebbene sì, perché incartare i regali di Natale è la cosa più bella del mondo, cioè a me piace un sacco sinceramente, mi sbizzarrisco sempre in cose un po' particolari, perché fin da quando ero bambina in realtà tutti quando avevano regali da incartare me li portavano, io ero felicissima con pacchi, pacchettini, carta regalo differente dall'uno all'altro, nastri, scotch, etichette, insomma mi divertivo un sacco. Il pomeriggio che c'erano da incartare i regali degli altri io ero super felice, però naturalmente non quando ero proprio bimba bimba che credeva a Babbo Natale, quando sono cresciuta un pochino di più. Però secondo me fare i pacchetti regalo è una delle cose più belle in assoluto. La nona cosa da fare è, come sopra, partecipare ai concerti e alle recite di Natale, proprio perché vengono scandite all'interno del mese di dicembre e ti predispongono mentalmente e ti fanno entrare nello spirito natalizio, ti fanno anche ricordare molto spesso che siamo molto fortunati, perché durante le recite, durante i concerti magari ci sono anche dei momenti teatrali, ci sono delle letture particolari che ti fanno ricordare proprio che al mondo ci sono persone molto meno fortunate di noi, a cui manca veramente tutto e a cui manca soprattutto magari l'affetto di una persona che gli voglia bene e che gli dica anche solo una volta ti voglio bene.
Questo, secondo me, è la cosa più bella del Natale, essere tutti insieme. Adesso, vabbè, regali, concerti, pacchetti, certo, tutto bello, tutto fantastico, però la cosa migliore del Natale è proprio quello di poterlo vivere insieme alle persone che ami e passare proprio le giornate tutti insieme, anche solo semplicemente a guardare un film di Natale, a giocare a carte, a mangiare noccioline e pistacchi. Ma semplicemente insieme. E con questo arriviamo alla decima cosa da fare assolutamente nel mese di dicembre, e cioè rilassarsi. Rilassarsi e godere dell'atmosfera natalizia che si crea. Perché tante persone mi dicono: "Ah, io quest'anno non ho lo spirito del Natale, non faccio l'albero, non faccio decorazioni, non metto le lucine, non me ne frega niente." Secondo me questa è la cosa più triste in assoluto, soprattutto quando lo sento dire a delle mamme che hanno dei bambini, che non vogliono far entrare i propri figli nello spirito natalizio, nel fatto di credere a Babbo Natale, nel fatto di credere che comunque a Natale si possa essere tutti più buoni, un po' più sinceri e un po' più gentili con gli altri. Però insomma, ognuno fa le sue scelte personali. Io sinceramente già da tanti anni fa ho scelto invece di far vivere alle mie bambine e alla mia famiglia in generale un Natale felice, sereno, pieno di quello spirito natalizio che tanto serve in questo mondo ormai abbastanza pazzo, un Natale di gioia e di armonia. Ed ecco qua, queste erano semplicemente le 10 cose che secondo me è indispensabile fare a dicembre. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi, io vi mando un grande bacio, ci vediamo alla prossima. Ciao!